Posto davvero molto carino, soltanto a 1:20 da Roma, quindi accessibilissimo, senza arrivare a Barcellona, che dista un pochino di più. Ecco qua, c'è un'altra struttura, una donna a cavallo, una amazzone, probabilmente adesso ve la faccio vedere. Faccio vedere, ecco, la vedete? È dietro di me, adesso farò una ripresa anche migliore perché girerò la telecamera. E niente, così la potrete ammirare meglio. Eccola qua, l'amazzone a cavallo, impugna una sorta di scettro che è una falce, poi sembra una falce, e ai suoi piedi ci sono altre figure. La struttura è tutta fatta a tasselli specchiati, argentati. Venite, consigliatissimo. Ora andiamo avanti, vediamo che cos'altro ci offre il giardino dei tarocchi a Capalbio, ricordo. Bello, eh? Ecco, un'altra statua. Questo è un diavolo, sembra un diavolo. Femmina. Diavolo con due seni, quindi probabilmente un diavolo in andropausa. E tre peni che sembrano degli appendiabiti. Molto interessante. Struttura molto interessante, devo dire. Ecco qua sotto invece vediamo altri esserini dominati da questo diavolo bisex. Ora andiamo avanti. Dopo il diavolo abbiamo un'altra struttura qui, questa volta è rotante, questa struttura. Questa è una donna in cima a una sorta di uovo, attorno alla quale è attorcigliato un serpente che morde la caviglia della donna, che si staglia verso il cielo come fosse una sorta di Superman. E sotto la struttura che lo sorregge è tutto un marchingegno di ferraglia arrugginita, trattata, probabilmente anche una farfalla ci è venuta a fare visita. Adesso vi faccio vedere la struttura. Eccola qua. Qua siamo contro luce, la ripresa non è ottimale, ma adesso ci spostiamo a favore, c'è anche un po' di fanghiglia per terra. Ecco qua la donna che si staglia verso il cielo, come fosse un Superman, una Wonder Woman. Ecco qua la ferraglia, la struttura di metallo ai suoi piedi. Vedete anche il serpente che morde la caviglia, no, non la morde, ma si arrampica sulla gamba della vittima. Giriamo, che qui a sinistra abbiamo un'altra struttura. Ecco qua, un uomo
un uomo intento ad andare sugli sci, sembrerebbe, e dietro a lui il fido compagno, un cagnolino. Ecco, sì, mi viene fatto notare che probabilmente questo è un vagabondo, che come fra poco potremo vedere un pochino meglio. Dietro, vedete, questa struttura sembra il tipico fagotto che si porta presso il vagabondo. Stiamo facendo un'ennesima salita. Ecco, diciamo, forse l'unica nota che potrebbe sembrare negativa sono le salite, quindi fermatevi di pazienza, con tranquillità si fa tutto. Non è un posto in cui si può andare di fretta. Ecco qua, bella scalinata. Abbiamo siamo tornati alla scalinata numerata.